Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi il giorno tanto atteso è arrivato, signori e signore. Stargate Timekeepers è qui. Dopo anni di attesa, dopo fallimenti su fallimenti di titoli ambientati nell'universo di Stargate, abbiamo noi fan di Stargate un titolo che ci porta nell'universo dell'SG-1. Nell'universo di Stargate. Finalmente Stargate Timekeepers è qui. Grazie a Slytherin possiamo provare questa fantastica avventura in tempo reale, in stile Commandos, ma nell'universo appunto di Stargate. Come vi dicevo, per anni hanno provato varie compagnie a sviluppare titoli su Stargate e non ci sono mai riusciti, e invece oggi si inverte la marea. Quindi si torna a Cheyenne Mountain, si torna con Hammond della Terra, si torna con l'Anulus, con Anubis, i Goa'uld, i Tok'ra. Cioè, è incredibile. Il sottoscritto è un fan sfegatatissimo di Stargate, tanto di Stargate SG-1 come Stargate Atlantis. È veramente, ho visto la serie un milione di volte, è una delle serie più belle insieme a Star Trek, una serie a cui sono veramente affezionato, che ho rivisto mille volte, che ogni volta che la vedo mi fa scoprire qualcosa di nuovo, mi fa ridere come un folle. E oggi finalmente possiamo prendere parte delle avventure di una delle squadre dello Stargate Command. E infatti siamo già nella sala dello Stargate, pronti ad attraversare il Chapai, pronti a inserire i nostri codici, pronti a vedere gli Chevron attivarsi. Cosa ci aspetterà là fuori? Chi incontreremo? Con cosa ce la dovremo vedere? Incroceremo la strada con l'SG-1? Perché infatti in Stargate Timekeepers non vestiremo i panni della squadra più famosa dell'SG-1, ma di un'altra squadra dello Stargate Command. Nuovi personaggi, nuove avventure da scrivere. Ma incontreremo qualche personaggio famoso della serie? Magari Bradak? Magari Tok'ra? Non lo so, lo scopriremo insieme, perché oggi iniziamo questa fantastica avventura, ovvero i primi 7 episodi della stagione, perché il gioco è diviso ad episodi. Quindi ci saranno adesso, inizio 2024, i primi 7 episodi e poi dopo verranno aggiunti altri 7. Gratuitamente, ovviamente, non è un DLC a pagamento. La serie, questa nuova serie, prende inizio a fine stagione 7, ovvero quando SG-1... deve combattere contro Anubis, questo cattivissimo, spoiler per chi non avesse visto la serie, questo cattivissimo Goa'uld che è riuscito ad ascendere, che poi è stato rimandato, o perlomeno gli antichi hanno provato a rimandarlo sulla Terra, ma non ce l'hanno fatta, quindi è rimasto in questa sorta di limbo, diventando potentissimo e rappresentando una minaccia per l'intera umanità e soprattutto per i Tauri, ovvero noi. E quindi la nostra squadra si trova di supporto in Antartide all'SG-1 e vedremo un po' che cosa succede. Il gioco, ahimè, è in inglese, quindi farò del mio meglio per tradurvi tutto. Ovviamente non potrò tradurvi tutti i dialoghi perché sono in tempo reale, però comunque vedremo un po' che cosa si può fare e vedremo un po' che cosa ci attende. Io non perderei altro tempo, direi di inserire i nostri 7 simboli e di collegarci alla prima missione. Quindi vai di nuovo gioco, andiamo con normale. Ecco qua, battaglia per l'Antartide. The war has come to Antarctica. SG-1, the principal team of Stargate Command, has descended beneath the ice, searching for technology left behind in the lost city of the ancients. Fearing defeat, Anubis, the dominant system lord of the Goa'uld Empire, has unleashed the full force of his fleet on Earth. Stargate Command sent fighter interceptors to combat the invasion. Among the wrecks of those shot down are two survivors, Colonel Eva McCain and Major Max Bolton. Together, they must find a way to stop the enemy forces gathering to attack SG-1. Si inizia dalla battaglia dell'Antartide. L'SG-1 sta cercando
di accedere alla tecnologia degli antichi per combattere, ovviamente per scoprire nuove cose e abbattere Anubis. Anubis se la fa sotto e manda questo massiccio attacco contro la Terra e noi rispondiamo. Comanderemo due dei primi protagonisti della serie, ovvero il colonnello Eva McCain e il maggiore Max Bolton. Come vedete già ci fa vedere che hanno delle abilità speciali, ma tanto le vedremo adesso in dettaglio. Non mi resta che dire, sigla. Over here! Eva? Max? Oh boy, are you gonna give me a hand? Yeah. No, ma'am. Can you move? Are you, okay? I'm alive. Is there anyone else here? No one that's breathing. What about SG-1? Have you heard anything? Yeah. Over here, I'll show you. See over there? Call warriors. They're trying to break through the ice. Isn't SG-1 down there? Yeah, the old outpost of the ancients. We've gotta stop the cull. You know what could stop them? That cliff, if it fell down on top of them. Now that would require a lot of firepower. Now what about a ship's cannon? Yeah? Yeah, that might do it. Okay, let's try it. We'll head to that ship over there. Oh, have you got any weapons? Only my fists. Same. So, we'll have to find some. Let's get looking. Shouldn't SG-1 be out by now? We don't know how long they need. They only just located this ancient technology, and now they've got to make it work. Sounds like typical SG-1. Mamma mia, e si inizia proprio col botto. Oddio, vorrei trasmettervi l'emozione che ho in corpo. Porca miseria. Alcash, Death Gliders, gli X-302. Oddio. Che tra l'altro, parlando di X-302, X-303, eccetera, Stargate, insieme a Deep Space Nine, è una delle pochissime serie che ha uno sviluppo veramente ben costruito dell'universo, della tecnologia e degli eventi, perché la serie non inizia immediatamente con astronavi, eccetera,
ma poco a poco, coerentemente, sviluppa tutte queste nuove tecnologie e dà un senso, e sono veramente poche le serie che riescono a fare questo, che quando tu arrivi a vedere appunto la Pegasus o i nuovi caccia eccetera, cioè ci credi perché sai che è passato tanto tempo, sai che hanno cercato di sviluppare nuove tecnologie, tutto così ben amalgamato che è incredibile. E guardate qui le divise, le divise. Oddio, che bello! Con la toppa dell'SGC. Il doppiaggio per ora è molto molto buono. Qui ci sono un po' di relette. Guarda, no, vabbè, ci sono i guerrieri cool che sono P90. Veramente cattivissimi. Già uno da solo può fare un casino infinito. Immagina tutte ste squadre. Qui ci sono i Jaffa Kree. Tecmate, Mastro Bratak. Bello, bello, bello. Ok. Iniziamo. Allora. Vai qui col destro. Muovi il mouse e clicca a destro per camminare. Doppio clic per correre. Per interagire con l'ambiente tieni premuto maiuscolo. O clicca a sinistro sulla barra delle azioni su azione USA. Quindi maiuscolo e sinistro come in tutti i giochi per utilizzare gli oggetti. Così, infatti, tic. Olle. WASD per muoversi, oppure destro del mouse, QE per girare, rotella per zoomare, ZX, ZX per passare da un membro all'altro, oppure cliccare e fare F1, F2, F per centrare la visuale sui nostri personaggi. Ok. Ecco Monil, c'ha il cappellino. Let's rethink this. Clicca a sinistro su un personaggio per vedere il cono. Possiamo inginocchiarci con spazio. Quando qualcuno ti vede inizia a riempirsi il cono visivo. Ok. Oscar Mike. Mi piace la voce sua. Guarda l'Alkesh. Ah, che figata pazzesca. Right on it. Ho messo la sigla perché ci stava assolutamente. Non potevamo giocare un gioco di Stargate senza la sigla. Frega niente se me lo demonetizzano. Però senti, è più importante mettere la sigla giusta. La musica giusta. Troppo bella. Una delle sigle più belle mai scritte. Guarda con la staffa. Questa è un'arma creata per intimidire. Invece questa è un'arma di guerra creata per uccidere il nemico. Allora, Eva e Max possono stordire il nemico con un attacco fisico usando il pugnetto. Avvicinati da dietro e premi 1, abilità numero 1, poi sinistro sul Jaffa. Attacco fisico è effettivo solo sui civili Jaffa e sui guerrieri Jaffa. Premi ESC per cancellare l'azione. Maiuscolo e sinistro per legare i prigionieri. Fai attenzione quando ti avvicini perché c'hanno questo semicerchio. Se ti vedono, se ci rimani troppo, si accorgono della tua presenza. Ok, quindi dovremo stare attenti. Quindi uno. Eccolo qui, questo cerchio, non semicerchio. Sono troppi, però vabbè. Ok, tic. Tic. Possiamo prendere la staffa? No. Shoot. Yes. Facciamo anche rumore. It's funny seeing you here. That's one word for it. When was the last time we saw each other? Look, Bolton, we need to focus, okay? Roger that, McCain. Ok, c'è della storia tra di loro, perché dice è buffo vederti qua. Quando è l'ultima volta che ci siamo visti?
Erano una coppia? Allora, distrarre il nemico ed avanzare. Eva può lanciare un bossolo per distrarre il nemico. Premi 2, poi a sinistro per tirare il bossolo. Può distrarre tutto, meno i droni da ricognizione e i guerrieri cool. E fa vedere anche il raggio in cui viene percepito il rumore. Premi R per velocizzare i movimenti e per aumentare appunto la velocità di gioco. Ok. Ma è figo che abbiano aggiunto la possibilità di velocizzare la velocità di gioco. Allora, qui c'è questo. 4, 3, 2, 1. Ci dice pure quanto tarda a tornare indietro. Ok. Qui c'è un povero soldato con un P90. Che bello il P90. Allora, fammi vedere tu che vedi. Intanto, questo qua. No. Esco. You planning to pick up those casings, Litterbug? Bite me. Got it. Do not move. Let's move. Okay. Mi sa che lì lo vede. Right on it. Oh. È stato proprio il massimo, ma l'abbiamo stordito. Falsalar. Cree. Got it. Ehi, non l'ha visto? Ok. Ma non possiamo prendere uno Zat? No, F2. Sbagliato. Ok. Abbiamo rischiato di venire scoperti subito. Ehi. Faccio così. Dice R. Now you're talking. Let's move. Possiamo mettere in pausa? Allora, modalità tattica. Possiamo mettere praticamente in ordine vari ordini. Possiamo preparare varie azioni per più membri del team. Premi T. Scegli un movimento e un'azione per ogni membro del team e poi clicca su esegui. Altrimenti clicca sincronizza. E i membri del team porteranno a termine i loro movimenti per portare a termine le proprie skill in modo simultaneo. Usando sincronizza potrebbero aspettare che tutti siano pronti a e che raggiungano il posto giusto per compiere l'azione insieme. Quindi faccio T. Faccio T, non succede niente però. Enemy vision. Tattica mo è P. No, T. Allora, facciamo sì. Let's hear it. Ciao. Così. Ciao, sincronizza. Right on it. Effettivamente è meglio T dopo cambio il Let's hear it. Il tasto, perché P è lontanissimo. Olè, P90. What do you need? Affirmative. Seems functional. It'll do. Bene. Got it. Possiamo mitragliare tutti quanti. Right
on it. Death Glider. Now you're talking. Now you're talking. Roger. Allora fammi cambiare un attimo subito il tasto. Ok, boh, non mi ha cambiato il tasto. Vabbè. Allora vediamo lì che vuole. Le abilità. Allora, pin 90. Eva può attaccare vari nemici usando una raffica del suo mitra. Premi 3, poi sinistro per uccidere tutti, per colpire perlomeno tutti i nemici nel cono. È un'abilità letale. Può uccidere i civili Jaffa e i guerrieri Jaffa. Ok. Let's move. P90. Oh, lo useremo sempre. Sempre no, perché abbiamo le munizioni, se non erro. 4 su 5, infatti. Abbiamo il fucile anche da cecchino. Old faithful. All right, we're armed and ready. Let's go. Here we go. Here we go. What is this tech they're looking for anyway? It's some kind of weapon left by the ancients. The kind that decides who wins the war. But didn't you listen to the briefing? Yeah, of course. Well, you know, I got the key points. You really haven't changed at all. Stanno cercando la tecnologia, un'arma che può decidere la vittoria della guerra. Allora, Max può accecare in modo temporaneo i nemici con i dardi accecanti. Premi 3, poi sinistro sul nemico per breve tempo. Inoltre può anche uccidere un nemico da lontano usando il fucile a cecchino. Usa l'abilità 2. Ovviamente deve essere nel campo visivo. C'è questo e questo. Roger. Got it. Allora, muovere i corpi. Possiamo spostarli una volta che sono storditi o legati. E l'abbiamo visto già. Yep. Allora, mo quando quello va via, noi acceghiamo quello. Dov'è? Ok. Affirmative. Dovevi correre, però vabbè. We'll go. Kersak? Chi cavolo hanno visto? Ah, lui sta in piedi? È figo. Awaiting orders. Got it. Kick more. Ah, fan bene. Che continua a spingere spazio per mettere in pausa, ma no. Allora, quindi non sapevo che lui si tirava su per sparare. What is this tech they're looking for anyway? It's some kind of weapon left by the ancients. The kind that decides who wins the war. But didn't you listen to the briefing? Yeah, of course. Well, you know, I got the key points. You really haven't changed at all. Yes? Shoot. Allora, fai così.
poi. Ah, vedi che sta giù. Perché prima? Ah, perché avrò spinto spazio per mettere in pausa. Invece. Ok, c'è un po' di rallentamento nell'azione. Affirmative. No. Ok, no, lui è giù. Ok. Chi ci ha visti prima? Perché è venuto giù un guerriero cool lì. Ah, dov'è? Che sia questo che ci vede. No, apparentemente no. Ma forse è questo che ci vede. No. What do you need? Roger. Got it. Okay. Meno male si salva e si carica in maniera super veloce. Now you're talking. Lì ci sono 87 nemici. Here we go. Here we go. Quelli vedono lì. Tu? Vedi lì. Quindi possiamo ristordire questo quando gira. Let's go. Right on it. Shoot. Unable. No. Now you're talking. Allora, qua. Non so se sia, tipo, meglio passare da sta parte prima. No problem. Non dovrebbe vederci qua. Qui c'è questo. Vediamo. Ok, no, non ci vede. Got an idea? Oscar Mike. What was that? Halt! Surrender! Sure thing. Oscar Mike. Okay. Here we go. Fermo, zitto. Zitto e fermo. No problem. Go ahead. Hey. Now you're talking. Thank you.
got it. We'll go. Affirmative. Oh, pelo pelo. Pelo pelissimo. Roger. Tanto lì ho rischiato di farmi sentire dal crawl perché è qui. Ok, vieni qua. Shoot. Let's go. What is it? Qui possiamo ucciderli in sincrono. Need something? Got it. Vediamo. Here we go. Ok. Yes. Affirmative. Sure thing. Ok. Right on it. No problem. Vai così, veniamo qui. Allora, i guerrieri Kull sono soldati modificati geneticamente, sono super soldati che possono resistere alle normali armi e ai normali attacchi. Possono inoltre resistere alla distrazione e alle abilità che distraggono e attirano. Ok. Roger. We'll go. Ah, non ci arrivo lì. Let's move. No, 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 no. Got an idea? Normalmente si toglie con destro l'abilità. Allora. Go ahead. Affirmative. Vediamo che se dice. Allora, opportunità. Ci sono dei punti che puoi, in cui puoi usare l'ambiente a tuo vantaggio. Di solito tenendo premuto maiuscolo e passando il mouse sull'opportunità potrai vedere il risultato dell'azione. Tieni premuto maiuscolo e poi sinistro per attivare l'opportunità. E che fa? Ah, tira quello. Ok. E noi possiamo andare là. Right, sì, ma prima vorrei uccidere quello lì. Vediamo un po'. Roger. Vai. Già fatti. We'll go. Try again. Yes. Ok, è solo lei il P90. Abbiamo trovato le scorte. Let's hear it. Oscar Mike. Now you're talking. E adesso rifacciamo la stessa cosa. Go ahead.
Let's move. Che bello, questo non ci vede. Roger. E come ammazzo i guerrieri Cole? Oscar Mike. Let's move. Che qui non c'è nessuno. Affirmative. Sure thing. Ok. Got it. Già fa cri. Let's go. Attenzione che stanno. C'è un po' di gente qua, eh. Crisciano Rock. Here we go. Ah, c'è l'altro passaggio. Ecco, cerchiamo di non farci prendere, magari. Roger. Let's go. Let's try something else. No problem. Affirmative. Ho trovato la via alternativa. Now you're talking. We'll go. Allora, Eva e Max possono usare un kit speciale, il distruttore Cool, per stordire Cool. Premi 4 e poi sinistro per rendere inerme un guerriero Cool per un breve periodo di tempo. Per eliminare un guerriero Cool usa la modalità tattica per colpirli con due distruttori Cool nello stesso tempo e renderli inermi definitivamente. Vediamo un po'. Uno. Due. Ok. Uno stordisce come lo Zack Nuketel. Uno stordisce, due uccide e tre disintegra. Non l'hanno più usato poi, tre disintegra. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo. Allora. Uno. Due. Sincronizza. Più. Very clever. Questi non li dobbiamo uccidere perché comunque ci sono tutti questi qua, quindi faremo abbastanza casino, immagino. Right on it. Allora, Max può attirare nemici fischiando. Usa 5. Max si muoverà nella zona scelta e poi da lì fischierà tirando i nemici. Tipo vedi, vai là, fischia e quelli arrivano qui a vedere dove ho fischiato. Quindi poi tipo con lei lo posso stordire. Ok. Inoltre può usare il camuffamento. Usandolo il nemico non lo può vedere. L'importante è che non si muova. Possiamo anche attivare il fischio quando siamo... figo. Quando siamo camuffate. Vediamo. Allora, vai qua. Camuffamento. Zic. Fischio. Ah, è immediato, ok. Here we go. Okay, vai. Lì c'è un altro. Possiamo fare la stessa cosa. Shoot. Now you're talking.
What else you got? Keldapa, Kree! Ok. Here we go. Abbiamo rischiato che ci vedesse. Cioè che desse l'allarme più che altro. We'll go. Let's go. Affirmative. Ok, siamo quasi. Ora dobbiamo eliminare questi. Se io vado qui col fischio arrivano tutti questi. Quindi non credo sia proprio una buona idea. E questa qui che trema chi è? È un alleato o un nemico? No, dovrebbe essere un nemico. Se sparo con il fucile immagino che tutti questi ci vedano. Posso provare ad attirare solo uno. Tipo, tu vai qua. Aspetta un attimo, fammi vedere una cosa, perché voglio vedere se si attiva subito. Ok, no. Tipo, posso fare così. No? Here we go. Here we go. Proviamo. Tipo, vai qua. Now you're talking. No. Questo. Sure thing. No, vengono tutti e due, mannaggia miseria. Troppo lontano, cioè troppo vicino. Il fatto è che quando stai così nascosto non vedi, cioè devi vedere prima dove ti devi mettere, quindi ci dobbiamo mettere qua, su per giù. No problem. Vediamo, dovrebbe funzionare adesso. Esatto. Cioè puoi vedere l'area di influenza ma non ti puoi muovere. Here we go. Vai, vai, vai. Oscar Mike. Rifacciamo lo stesso. Now you're talking. No. Oscar Mike. No problem. Quasi. Bite go. Ok. Here we go. Facciamo lo stesso con quell'altro. Ecco, magari senza correre. Ok, no, da qua dietro stavolta. No problem. Awaiting orders. Now you're talking. Vieni qua. Oscar Mike. Ah! sarà contento Tilk che non stiamo uccidendo nessuno. Sure thing. Ci arriva il fischio laggiù, no. Questo dove vede? Quello vede solo lì. Tu vedi ovunque.
tu vedi qua, quindi questo potremmo ucciderlo qui. Lo sta qua dietro, fammi vedere allora. Ok, sì, quando sta qui lo dobbiamo uccidere. Nessuno vedrà, ok. Let's go. Proviamo. Oscar Mike. È caduto un po' troppo in avanti. Fucilata. Right on it. Okay. Let's move. Hey. Tu dove vedi? Tu vedi qua, quindi se stordisco questo mi senti? No problem. If we've got a really powerful weapon, then Anubis is right where we want him. His whole fleet is here. Only if we can find and control the tech. If we lose this battle, we might have a new god come morning. Nothing dampens your rosy outlook. Now you're talking. Here we go. Dice l'arma la possiamo utilizzare. Cioè, avremo il vantaggio solo se saremo in grado di utilizzare l'arma, se no, ciaone. Effettivamente. Da dove? Ok, devo andare qua. Oscar Mike. Go ahead. No. What do you need? Affirmative. Che quasi ci vedono. Wilco, we've got to hurry. SG-1 could be in serious danger. Maybe they don't need our help if this ancient tech is so great. We could just sit back and watch the show. Ever the sniper, Max. Allora, questo qui dietro non lo vede, quindi il problema in realtà è questo. Potremmo chiamarlo qui e stordirlo. Sì, da qua. Andò questo però non ci vede, quindi tipo adesso. Nope, no chance. Come no? Oh. Beh, è vero, mi sono dimenticato che questo si attiva subito. Now you're talking. Let's go. Ai. Peccato non ci sia una colonna sonora un po' Oscar Mike. Bellina, tipo in stile Stargate. C'hanno il compositore, quello che ha fatto le musiche per Starship Troopers, che è bravissimo, che usa una tecnica molto particolare per creare colonne sonore spettacolari. Avrebbero potuto chiedere a lui. Ok, adesso dobbiamo uccidere questo. Prima di uccidere questi. Now you're talking. Let's go. Da qua non ci arriva. Ah beh, però possiamo chiamare lui.
Allora, fai così. Your thing. Andiamo veloce. Inserire musica di Benny Hill qui. Ottima sta cosa di poter velocizzare il tempo, eh. Proprio ottima, ottima. Ehi! Era fermato. No problem. Ok. Oscar Mike. Questi non lo vedono, quindi potremmo anche stordirlo col fucilino. Now you're talking. No? No problem. Pelo pelo. Let's go. I don't think so. Yes? Affirmative. Hey. Sure thing. Got an idea? Roger. Bella anche sta cosa di sincronizzarli. Here we go. Ok. Metti il corpo. Got it. Let's hear it. Yes. Shoot. Hey. Right on it. No problem. Ok, che c'è qui? C'è uno seduto, uno qua giù. Dobbiamo eliminare tutti o basta? Che deve scendere? Che cos'è questo? Ok, no, dobbiamo andare qui, questo è l'obiettivo, quindi in teoria basta uccidere questi qua, no? Sure thing. Let's move. I'm listening. We'll go. Ah, ecco, ok. Tu mi vedi da lì? No. Tu mi vedi da lì? No. Qui c'è un altro, mica l'avevo visto. Let's go. Now you're talking. No. Oscar Mike. Lui purtroppo non può correre mentre porta i corpi. Allora, qua in teoria mi pare che nessuno veda. Esatto, perché lui gira. Facciamo lo stesso. Here we go. Vai. Io. Let's go. Sure thing. Che poi volendo potevamo tornare in a stordire quell'altro Krull, l'altro cool, ma no. Now you're talking. Let's go.
Oscar Mike. No problem. Via, 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 via! Here we go. Ok, giù. Now you're talking. Sure thing. Dai che ci siamo quasi. Manca questa. E ora. No problem. Shoot. Oscar Mike. Let's go. No, Jaffa Cree, no. Here we go. Vai, 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 vai qui. Comunque sì, sì, decisamente serve una musichetta, eh. Oscar Mike. Una bella colonna sonora. Epica, alla Stargate. Sure thing. No problem. Now you're talking. Here we go. What is it? Got it. Right on it. Affirmative. Figata. Il P90, vai, ci siamo. Cover me. Roger. Oh no. Come. E questi? I think I've got it. Cover your ears. Fuoco. Hear this. Let her rip. Olè. Go team. Hopefully that'll buy SG-1 some time. Let's move out. Ok. Abbiamo fatto saltare l'allarme 7 volte. Abbiamo eliminato 39. Che fastidio, solo 39. Invece di 40. Ok, allora direi che possiamo terminare qui. La prossima missione sarà Resistenza. Beh, che dire, molto 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 bello, visivamente incredibile, doppiato molto bene, a tutti gli aspetti dei giochi appartenenti a questo genere. Molto bello, ovviamente bisogna ragionare su ogni mossa, bisogna stare attenti, tante abilità, ma in linea con la serie, quindi per me è già un sì. Vedremo come evolverà la storia, siamo riusciti ad aiutare l'SG-1 e vedremo un po' che cosa succederà nel prossimo episodio, nel prossimo video. Allora, qua sotto nei commenti fatemi sapere le vostre impressioni, fatemi sapere se anche voi come il sottoscritto siete dei grandissimi fan di Stargate. Ricordate che potete mettere mi piace al video e iscrivervi al canale, e che inoltre in descrizione come sempre troverete il link della pagina Steam del gioco, in cui potrete anche provare la demo. Detto questo, io vi saluto, sono il colonnello Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!